Iniziano ad accorciarsi i tempi. I sondaggi mostrano sempre Fratelli d'Italia in vantaggio, seguito dal PD con il terzo polo vicino a Forza Italia e il Movimento 5 Stelle che insidia la Lega. Per Giuseppe Conte il Movimento 5 Stelle è l'unico ad avere un'agenda sociale green e attacca il metodo Draghi, insidioso per la salute della democrazia. Per Enrico Letta invece non ci si inventa progressisti. Il ministro Speranza invita Meloni a fare un confronto sulla sanità, perché le sue invettive somigliano sempre più a quelle dei Novax. In mattinata si è svolta la riunione del Consiglio dei Ministri. Il ministro Cingolani ha effettuato un'informativa sulla situazione energetica in Italia. Tra le misure annunciate, i termosifoni accesi per un'ora in meno a partire da ottobre, con un grado stabilito in meno. Bisognerà però aspettare la prossima settimana per il decreto bollette, per calmierare l'aumento dei prezzi. Intanto, la politica sbarca su TikTok. Infatti hanno debuttato sul social network Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e il PD. Ciao ragazzi, eccomi qua. Per molti di voi io sono un esperto di first reaction shock o di shish, linguaggi quasi più complessi del corsivo.